Un carissimo saluto a tutti voi che state partecipando a queste bellissime giornate delle settimane solidali, un appuntamento sempre molto atteso nella programmazione dell'attività di noi missionari del PIME. Sono padre Fabio, anch'io missionario del PIME in Guinea-Bissau, in particolare nella missione di Catió, nel sud della Guinea-Bissau. Sono contento di poter rivolgere a tutti voi, amici che partecipate a queste settimane solidali, in particolare tutte le scuole, gli insegnanti, i direttori, che attraverso il progetto Adottiamoci, con l'Ufficio di Educazione alla Mondialità del PIME di Milano, hanno permesso, alle nostre scuole di autogestione, ben 5 nei villaggi abbastanza isolati, due in particolare proprio nelle isole, di poter avanzare nel loro impegno educativo. Vorrei anche insieme a voi raggiungere le tantissime persone molto generose che in particolare durante lo scorso Natale 2015 e anche 2014, durante il momento atteso dei pacchi di regalo, hanno pensato di dare un'offerta molto significativa per questo nostro progetto. A tutti voi va il mio ringraziamento. E dire grazie in Africa per un africano non è mai facile. Spesse volte la parola grazie esce proprio nel momento in cui ci si saluta, in cui a un certo punto ci si lascia, perché è il momento in cui si interrompe un rapporto. Non vuol dire che un africano non usa la parola grazie perché non è riconoscente, anzi, non dire grazie è perché uno tiene forte nel suo cuore il ricordo del bene che una persona gli ha fatto e non vuole dimenticarlo, vuole tenerlo forte con sé. E non usa questa parola grazie, ma dentro nel suo cuore c'è questo senso forte di ringraziamento, di riconoscenza. Il bene non si dimentica, il bene che uno ha ricevuto, uno non lo dimentica e sempre se lo porta con sé. E questo è il primo messaggio, la prima parola che vorrei lasciare a ciascuno di voi. Un grazie, un rapporto che termina perché con questi 3 anni, oggi proprio si conclude il progetto Adottiamoci, io sento nel cuore il desiderio di dire a tutti voi grazie. Questa è la prima parola. La seconda parola che voglio lasciare a ciascuno di voi è un tradizionale proverbio, sempre in questi anni ho cercato di recuperare la saggezza tradizionale africana perché la reputo un grande valore, un grande dono anche per ciascuno di noi. Allora, ho trovato un altro proverbio che a me piace molto, che dice un po' il riassunto di questi anni che abbiamo fatto insieme. Il proverbio dice proprio così: se vuoi vincere, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme. Ecco, credo che il nostro stile anche di vivere l'impegno educativo nelle 5 scuole di autogestione è sempre stato e continuerà ad essere un po' questo, non tanto l'impegno di uno o la scelta di una persona, le forze di una persona che portano avanti un progetto, un'esperienza, ma il cercare di coinvolgere il più possibile le persone. Per noi significa, e ha significato in questi anni, coinvolgere la comunità locale, in particolare nei villaggi, gli anziani, i genitori dei nostri alunni, gli stessi alunni, i professori come grandi educatori sui quali stiamo cercando di investire, soprattutto per farli crescere nella formazione umana e anche accademica. E io direi anche l'aver camminato insieme a voi in questi anni, perché quello che ci siamo scambiati, quello che ci siamo detti, è un segno del nostro lavorare insieme. Cari amici, la terza parola e ultima che vorrei lasciarvi è questa. Non finisce qui. Se termina l'esperienza del progetto Adottiamoci con Catió, con le scuole di autogestione della nostra missione, l'esperienza del progetto Adottiamoci continua. E vorrei proprio lanciare la volata per il prossimo progetto. Non vi dico dove sarà un altro continente, ma sarà un'altra grande esperienza.